Allora, guardi, su Piazza d'Armi c'è un project financing già avviato dalla passata amministrazione. Penso che nel giro di un mese, 2 mesi ancora, potremmo partire con la gara d'appalto per poi avviare i lavori di riqualificazione a Piazza d'Armi che prevedono la realizzazione di un parcheggio sotterraneo e verde attrezzato dell'intera area sovrastante, diciamo. Guardi, i lavori non è che sono fermi, ma al momento c'è una mancanza di ulteriori fondi per poter proseguire i lavori. Io sono in contatto col Presidente del Tribunale di Nola, con il Procuratore della Repubblica per vedere insomma di reperire questi fondi presso il Ministero affinché si possano veramente ultimare queste opere. Diciamo che come ho avuto modo di dire anche in Consiglio Comunale, io non sono assolutamente d'accordo sul fatto che l'intero 48 debba essere occupato dalla sola cittadella giudiziaria, per la semplice ragione che per legge il comune è tenuto ad anticipare tutte le spese di gestione del tribunale. Il Ministero di Grazia e Giustizia è in forte ritardo con i pagamenti. Il mio timore è che alla caserma 48 rispetto alla Reggia Orsini, i costi di gestione raddoppiano se non triplicano addirittura e quindi il Comune di Nola potrebbe rischiare un dissesto, quindi noi riteniamo che non debba essere occupato soltanto dalla cittadella giudiziaria, dal tribunale, ma anche da altri uffici pubblici in modo tale che, diciamo, siano più puntuali nei pagamenti. Se al momento, mentre parliamo, non vedete i lavori in corso, è soltanto perché praticamente devono arrivare, mi sembra da Bolzano, mi hanno detto, delle strutture già pronte, previste chiaramente nel progetto, che devono essere montate. Guardi, il problema è questo, che chiaramente noi vorremmo recuperarle. Non rientra nella nostra competenza, ci vuole un finanziamento o del Ministero dei Beni Culturali o anche della Regione Campania, finanziamento che noi abbiamo chiesto per riportare il muro, diciamo, fuori per intero, ci vorrebbero, mi dicono, intorno ai 4 milioni e mezzo, 5 milioni di euro. Quindi deciderà, diciamo, anche la sovrintendenza e il Ministero su che cosa fare. Ci proviamo. Come lei sa, ho fatto appello a un gruppo di giuristi nolani che hanno risposto, si sono costituiti, si vedono anche 2 volte a settimana, io ho dato un termine entro il quale dobbiamo fare in modo di essere pronti con la fondazione. Loro stanno, diciamo, redigendo il regolamento per la fondazione. Io spero che in tempi brevi, diciamo, la fondazione possa effettivamente essere costituita ed avere avvio. Contemporaneamente lo stesso comitato si sta occupando anche del disciplinare per la tutela giuridica, che consiste in questo. Da più parti mi si chiede e mi si è chiesto la tutela per i gigli, soprattutto nei confronti degli altri comuni. Io ritengo che è inutile, diciamo, procedere per vie legali se prima non c'è uno studio alla base che ci permette di considerare se sia opportuno o meno adire le vie legali per la tutela.
se alla fine di questo studio il comitato ci dirà ci sono buone possibilità che il comune di Nola possa vedere tutelata la festa dei gigli come marchio, noi chiaramente aderiremo alle vie legali. Se questo comitato ci dirà non c'è nessuna possibilità, nel senso che per legge la festa dei gigli la possono fare a Cimitile, a Casavatore, a Marighianella, a Baiano, ad Avella, è inutile praticamente fare azioni legali. Almeno oggi c'è un riconoscimento morale nei confronti dei gigli di Nola da parte degli altri comuni, cioè tutti ci riconoscono una leadership. Un'azione diciamo avventata, sprovveduta, un'azione legale avventata potrebbe crearci addirittura un maggiore danno, nel senso che gli altri comuni potrebbero non avere neanche più questo, come dire, questa sottomissione psicologica nei confronti della festa.